Tripoli 1, Tripoli 2, Tripoli 3, Tripoli 4, Tripoli 5, Tripoli 6, Tripoli 7, Tripoli 8, Tripoli 9, Tripoli 10, Tripoli 11. Dichiaro eletto Presidente Tripoli Giuseppe. Prego Presidente. Questo è un nuovo inizio. Con quali propositi vi accingete a intraprendere questo cammino? Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutte e 15 i consiglieri comunali che mi hanno accordato questa fiducia e, avendo già ricoperto questo ruolo, mi onora veramente essere stato riconfermato. Ma i propositi li ho detti nel mio discorso iniziale, senz'altro quello che ha mosso il mio modo di gestire Laura è stato la voglia di dare a tutti la possibilità di parlare, di portare i propositi, la dialettica politica. E questo sicuramente è il percorso che voglio continuare ad affrontare. L'ultima cosa a cui tengo è sempre questo percorso, questa possibilità di dialogare, di confrontarci anche con Antoni possibilmente non sempre pagati, ma nel rispetto delle norme e del regolamento. Sicuramente questo consiglio è formato da tanta gente nuova, tanta linfa nuova, che è sempre propulsore e ci darà la spinta anche a noi ormai più anziani che, di andare avanti. Questo paese ha tanto e si può dare e si può ricevere tanto. Comincia un cammino lungo, sicuramente impegnativo, anche perché vi vede dai banchi non facili dell'opposizione, come abbiamo appena detto. Quali sono secondo voi gli argomenti, le emergenze più importanti di questo territorio su cui bisogna subito intervenire? Ecco, come opposizione sarà la nostra un'opposizione costruttiva che vaglierà il percorso e l'iter di questa nuova amministrazione nascente. Le problematiche sul territorio sono tantissime, vastissime, ce ne sono di urgenti come per esempio il piano regolatore che è fermo da più di 4 anni e il famoso depuratore, dico famoso perché è balzato pure alle cronache, ahimè, che insiste in un luogo dove naturalmente non potrebbe insistere e su cui pende la mannaia delle sanzioni europee. Quindi l'amministrazione deve prendere atto di questo problema e trovare una soluzione che accontenti anche i cittadini che insistono in quell'area. Devo dire che sono ancora emozionato dopo il giuramento, perché effettivamente oggi posso dire che sono il sindaco della mia comunità, una comunità umile, semplice, e questa è la persona che io effettivamente sono, perché mi sento di rispettare i miei concittadini. Ho detto anche che sono il sindaco di tutti perché la gente sente effettivamente la mia presenza, l'ho dimostrato in queste 2 settimane e continuerò a farlo. Io ritengo che i problemi da affrontare siano tanti, abbiamo già iniziato a lavorare e continueremo. Ho fiducia nell'operato, nel mio operato prima di tutto e della mia giunta, e quindi sono convinto che otterremo dei risultati. Ho chiesto apertamente una collaborazione alla giunta, come loro hanno una collaborazione al consiglio, e loro effettivamente credo che collaboreranno con noi e tutto assieme sono convinto che otterremo dei risultati utili per il nostro territorio, perché l'obiettivo penso che sia unico per tutti ed è quello del bene comune. C'è un importante progetto che volete presentare alla città. Sì, si tratta di un progetto dal titolo Art and Social Change, che è un progetto europeo finanziatoci a valere sul programma Erasmus Plus, che coinvolge 5 paesi. La Casa dei Giovani rappresenta l'Italia, poi c'è la Francia, c'è l'Inghilterra, c'è la Lituania. Capofila del progetto è l'Università di Vilnius. Si tratta di un progetto che vuole, come dice il titolo stesso, Art and Social Change, che vuole applicare le competenze delle arti nell'ambito del recupero delle dipendenze, ma non inteso come la classica arte terapia
terapia che viene normalmente anche utilizzata in Italia, bensì si cercherà di dare delle competenze, si cercherà di implementare le competenze degli operatori del sociale affinché queste possano servire, diciamo, a stimolare, ecco, quel qualcosa in più che possa tendere alla risoluzione della problematica dei ragazzi. Ecco, un ulteriore aiuto per far venire fuori quelle che sono magari anche delle qualità nascoste in questi ragazzi. Sì, sicuramente un ulteriore aiuto che nasce ovviamente da un'esperienza comunque già provata e sperimentata. In realtà il progetto è un'idea di un assistente sociale dell'ASP di Palermo, che è una nostra cara amica che conosciamo da anni, che ci ha posto questa, ha già sperimentato, diciamo, in piccolo questa tipologia di intervento, e che noi attraverso questa adesso espansione a livello europeo cerchiamo di portare avanti affinché questa sperimentazione possa, se il caso, rappresentare successivamente una buona prassi da applicare in tutti gli altri paesi, ecco, compreso il nostro. Come avete deciso di organizzare questo progetto? Beh, nasce da un'idea appunto dell'ASP di Palermo. Noi abbiamo fatto il capofila del progetto, ma soprattutto siamo stati scelti per la nostra lunga esperienza nel campo delle dipendenze e del disagio giovanile. È stata una scommessa che alla fine ha portato dei frutti interessanti. Anche stamattina quello che si è visto, soprattutto la presenza di tanti operatori, ci fa ben sperare, perché sono degli strumenti che noi offriamo agli operatori sociali che vogliono sperimentarsi nel campo del disagio e delle dipendenze. Stamattina abbiamo ascoltato delle interessanti relazioni, ma abbiamo soprattutto visto come è stata partecipe la platea di persone qualificate, oltre alla presenza anche di amministratori degli altri comuni come Santa Flavia, come anche Figarazzi e anche Bagheria ovviamente. Questo ci fa capire quanto è a cuore il tema centrale del disagio giovanile e delle problematiche. Non ultimo abbiamo visto le immagini che sono successe recentemente a Casteldaccia, dove c'è stata questa rivolta di questo gruppo di immigrati, che devo dire è una delle cose che va attenzionata in maniera diversa rispetto alle altre. Non bisogna additare, non bisogna screditare, non bisogna essere razzisti, perché credo che poi alla fine molto spesso gli operatori sociali non sono preparati veramente a questo cambio culturale, perché queste persone che vengono da noi, vero è che vengono da paesi poveri, che vengono da situazioni disastrose, che vengono da drammi personali, di guerre, anche di fame, però non basta dargli da mangiare, non basta accoglierli in un tetto, perché non è la loro cultura, non è il loro paese. Allora dovremmo fare uno sforzo di prepararci ancora di più, e questo chiaramente è un appello al governo nazionale, al governo regionale, ma anche ai governi locali, alle amministrazioni. Cioè, essere preparati vuol dire non dare soltanto un tetto e un pasto caldo, ma dare un'accoglienza specifica dal punto di vista culturale, dal punto di vista proprio della professionalità. Ecco, questo corso per esempio è un esempio molto concreto, scusate la cacofonia della parola, però in realtà è veramente l'unico modo per affrontare i problemi del disagio. È un giorno importante per voi, un giorno di formazione, grazie a un progetto di grande interesse, soprattutto per gli operatori di questa realtà. Si parla tanto di aggiornamento degli operatori che lavorano nelle strutture terapeutiche. Queste strutture, ricordo, ormai operano nel territorio italiano dall'inizio degli anni 70, la nostra è nata nell'83, e in realtà il problema della preparazione, della specializzazione degli operatori della comunità è un problema sempre vivo, sempre serio, perché anche se nel corso degli anni le comunità terapeutiche hanno attratto delle belle intelligenze di persone, di psicologi, di operatori sociali che avevano molto a cuore la riabilitazione delle persone dipendenti, e poi però passata la ventata del momento nuovo in cui era quasi, diciamo, di moda parlare di tossicodipendenza, nei mezzi di comunicazione sociale non c'era giorno negli anni
anni 70 e negli anni 80 che non si trattasse questo argomento, ecco. E c'era uno stimolo anche a conoscere metodi diversi, a andare anche in varie nazioni, e negli ultimi due decenni tutto questo si è affievolito, tutto questo si è fermato, ecco. E c'è un disinteresse anche da parte degli enti pubblici, dello Stato, ecco. In tempi di crisi è chiaro che quelli che pagano prima degli altri sono gli emarginati. Molte persone sono convinte che nelle comunità ci sia il metodo cosiddetto, in termini un po' beceri, ecco, in soldoni, il metodo della pacca sulle spalle. Cioè che pensano che gli operatori si limitano un po' a sostenere moralmente le persone che hanno avuto dei grandi problemi, ma in realtà non è questo il metodo delle comunità. Nelle comunità ci sono persone che lavorano con un grande cuore, con grande disponibilità, con grande attenzione all'umano, ma anche con grande attenzione alla scientificità dell'intervento, e che hanno una preparazione quindi molto seria. Uno degli ambiti che si è rivelato negli ultimi decenni importante per quanto riguarda lo stimolo delle persone che si erano abbandonate, si erano lasciate andare, erano affondate un poco nel sociale, è quello dell'arte. L'arte è stato dimostrato, aiuta enormemente queste persone, e quindi che gli operatori abbiano anche una preparazione specifica in questo settore mi sembra una cosa molto opportuna, ecco. Quindi abbiamo colto l'occasione di questa idea progettuale che ha avuto la dottoressa Cammara, che è l'altra occasione di questo bando europeo che metteva in rete diverse realtà di nazioni diverse, per poter confrontarci anche a livello internazionale e quindi poi far calare nei singoli contesti della nostra realtà anche siciliana i contenuti importanti che possono stimolare le persone a diventare più pienamente umane. Questa volta ci siamo fermati e abbiamo detto: ma se l'arte funziona per pazienti psichiatrici, utenti tossicodipendenti, perché non proviamo un attimo a utilizzarla anche per gli operatori? Perché molto spesso non ci si rende conto che l'operatore che fa un lavoro di cura con disturbi di questo tipo, che hanno processi di guarigione molto lunghi e ricadute costanti, ovviamente sente profondamente il senso di impotenza e di demotivazione, per cui questo progetto proposto all'Europa ed accolto da altri 4 paesi vuole in qualche modo dare all'operatore la possibilità di fare un'esperienza rigenerativa, di lavorare con il sé e di pensare che l'arte può essere uno strumento per poter nuovamente rivedere il concetto della malattia, della relazione terapeutica col paziente, e anche utilizzare nuovi stili comunicativi oltre a quelli del proprio background professionale. Ecco, può essere quindi uno strumento di introspezione, ma anche per riscoprire delle qualità che sono magari in questo momento nel soggetto celate. Allora, sicuramente l'arte è, con questo progetto non intendiamo arte terapia, perché gli operatori diciamo che faranno la formazione saranno degli artisti, nulla togliendo all'arte terapia, ma noi con il precedente progetto abbiamo sperimentato che all'interno di una cornice cioè che non sia medicalizzata, abbiamo trovato con l'università che ha fatto la ricerca che il processo di trasformazione si è avviato in modo assolutamente spontaneo e naturale. E allora perché non dare all'operatore la possibilità di vedere la relazione terapeutica con l'utente attraverso altri strumenti che possono funzionare, come invece possono dare all'operatore la possibilità di stare un attimo in uno stato anche di riposo e di rigenerazione.
Siamo con la dottoressa Russello della Casa dei Giovani. Di cosa parlerete oggi agli operatori che sono intervenuti? Allora, parleremo e presenteremo questo progetto estremamente innovativo e originale che nasce da un'idea e dalla collaborazione di 5 paesi europei, di cui la Casa dei Giovani rappresenta proprio l'Italia, ovviamente. Questo progetto nasce dall'interesse di questi 5 partner europei di pensare all'arte e di voler sperimentare l'arte, utilizzare l'arte per sostenere, aiutare l'operatore della salute che lavora con adulti con dipendenze patologiche o doppia diagnosi. Quindi utilizzare l'arte come uno strumento di rinascita e soprattutto riuscire a creare un percorso di formazione continua che permetta all'operatore di riuscire ad avere e ad acquisire uno stato di benessere e di rigenerazione tale da offrire una prestazione sempre qualitativamente alta ed efficace. Sì, abbiamo pensato quest'anno di rilanciare questa iniziativa di Bagheria Pulita, come si vuol dire, facendoci mettere la faccia a dei personaggi noti, dei noti commercianti di Bagheria e anche di Aspra. Abbiamo il signor Lorenzini di Aspra, abbiamo le sorelle Codogno di Don Gino, abbiamo il Matari e abbiamo anche Bertini. Sono delle semplicissime locandine dove però cercano con delle frasi da parte di questi nostri amici che sono prestati a sponsorizzare anche loro l'iniziativa, dove si rivolgono alla popolazione per cercare di portare quello che è il rispetto del bene comune. Sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto dell'ambiente, soprattutto partendo dall'esempio che questi commercianti danno, tenendo pulito a proprie spese gli spazi di pertinenza di fronte ai loro esercizi commerciali. Sì, proprio così, sono dei commercianti noti anche per questo, perché per primi loro hanno voluto dare l'esempio e quindi tenere pulito gli spazi vicini al loro negozio, al loro esercizio. Ne abbiamo un esempio qui, siamo qui davanti da Don Gino che tiene pulita la loreola perfetta, magari fossero tutte così a Bagheria. Per cui da questo naturalmente anche il fatto che loro sono anche dei personaggi anche credibili in questo senso. Bagheria Pulita non è altro che una di quelle iniziative, una delle tante iniziative che abbiamo lanciato quest'anno, in quest'anno sociale. E una di quelle che stiamo portando a termine è la pulizia, che già l'abbiamo completata, e anche la riqualificazione di Piazza Melvin Jones. Noi abbiamo un'intesa con il Comune dove a fronte di questa nostra pulizia e a fronte naturalmente anche del loro impegno a tenere pulita Piazzetta Melvin Jones e a ripristinare il servizio dell'illuminazione, allora a quel punto noi saremo anche in grado di poter anche fornire delle giostrine, poter anche investire ancora per abbellire meglio questa piazza, ma soprattutto per cercare di riqualificarla, quindi organizzando degli eventi, sicuramente anche nel periodo estivo è una piazza che si presta moltissimo a questo tipo di iniziativa. Giacomo Gargano, uno dei soci fondatori del Matari, e Gerardo Lorenzini della gelateria e bar Lorenzini di Aspra. Avete aderito a questa iniziativa, perché? Abbiamo aderito, ma veramente di vero cuore, perché riteniamo che per poter vivere un ambiente più bello, più pulito, più non ci vuole poi granché, ci vuole un impegno minimo che, se portato avanti da tutti, possiamo riuscire a vivere in un ambiente più decoroso, più bello. E proprio perché il poter vivere in un contesto più appropriato alla natura umana, che è vicino alle piante, vicino a qualche albero, anche se siamo in città, è certamente rispettare quello che l'uomo ha in sé. Gerardo Lorenzini, Aspra delle problematiche annose, quella del decoro urbano e del lungomare, tra l'altro negli ultimi tempi sono stati fatti dei passi avanti, è innegabile questo rispetto a qualche anno fa. Abbiamo il dovere di tenere pulito, perché il rispetto dell'ambiente innanzitutto, e chiediamo alla gente che arriva da fuori di fare altrettanto e di tenere sempre pulita e di gettare la carta o quello che c'è da gettare negli appositi cassonetti. E cosa si può fare per te, secondo te, per impedire che le cartacce, che continuamente gli incarti dei prodotti vengano disseminati in giro?
certo bisogna fare sempre di più, bisogna mettere più cestini, questa parte insomma chi è preposto a farlo, anche da parte di noi commercianti, ed educare la gente che un paese più pulito è un paese più gradevole e più bello da vedere. Ci auguriamo che veramente con questa iniziativa tutte le attività commerciali di Bagheria possano prendere spunto da, insomma, da questa nostra iniziativa, perché noi ci teniamo tantissimo e abbiamo sempre cercato di mantenerla al massimo della pulizia. Con tra l'altro c'è un ritorno anche di immagine per l'esercizio commerciale che ha un'aiuola ben curata, è sintomo proprio di cura dei dettagli. Voi tra l'altro siete maestri in questo. Sì, è proprio vero, perché riceviamo continuamente dei complimenti, specialmente dalla gente che viene da fuori, perché nota appunto la differenza fra la nostra attività con questa aiuola ben curata e magari purtroppo tante altre attività che non curano bene il loro ingresso e il loro, insomma, la loro zona di pertinenza. Non è soltanto una cosa, diciamo, per fare piacere all'ambiente, ma tra l'altro soprattutto quello, curare il verde è importante, ma anche può avere un ritorno commerciale vero e proprio. Credo proprio di sì, perché magari la gente preferisce andare, più invogliata, preferisce andare in un posto più curato piuttosto che andare in un locale trascurato. La Bagheria Pulita fa parte di quei service, di comunque del temi del centenario dei Lions. Quest'anno noi il 7 giugno abbiamo festeggiato il nostro primo 100 anni di attività come associazione Lions International, e uno dei temi del centenario era quello della salvaguardia dell'ambiente. E allora quale migliore cosa naturalmente perché occuparsi della propria comunità e quindi lanciare questa iniziativa. Però bisogna anche dire una cosa, noi possiamo organizzare tutto, possiamo pensare di fare delle interviste, di cercare di coinvolgere i commercianti e altri, però deve venire dal basso, deve venire dalla coscienza dei nostri concittadini che devono assolutamente pensare al bene comune. Tenere pulita Bagheria significa tenere puliti anche se stessi, perché noi siamo i cittadini di una città che ci appartiene. Un bilancio di quello che è stato il suo anno come presidente dei Lions sicuramente sarà positivo. Ma sì, il bilancio è sicuramente positivo, anche se io per mia natura mi ritengo sempre insoddisfatto, perché chiaramente si può fare sempre qualcosa di più e magari qualcosa si può fare meglio, però naturalmente non finisce qua, nel senso che finisce un anno ma ne inizia subito un altro. Dopo di me ci sarà il dottor Michele Sparacino, che naturalmente si è capito che andrà a operare nella continuità delle nostre iniziative. Fra l'altro le iniziative nostre, i service dei Lions sono ormai pluriennali, per cui già nel momento in cui lanciamo delle iniziative come per esempio Bagheria Pulita, naturalmente verrà naturalmente anche riproposta e continuata il prossimo anno. Noi non ci fermiamo mai, andiamo un po' sempre avanti. L'anno mio finisce, però io naturalmente rimango sempre a disposizione del mio club e mi darò da fare come solitamente poi ho fatto sempre. Con le dimissioni di Domenico Prestigiacomo e del socio Francesco Di Stefano è stato necessario l'intervento di noi sportivi bagheresi per poter salvare quella che è un'eccellenza, almeno a Bagheria. Il Bagheria Calcio andava salvato, il Bagheria Città delle Ville continuerà a esistere grazie all'impegno di noi sportivi che ci siamo fatti carico di questa situazione. L'idea è quella di creare un polo sportivo che possa andare a raggruppare due sport che sembrano molto simili ma in realtà sono molto diversi, come il calcio a 5, detto futsal, e il calcio a 11. Calcio a 5 conosciuto da Roma in giù, il Santisoro appunto conosciuto da Roma in giù. Una società che negli ultimi anni ha veramente fatto crescere questo movimento a Bagheria ma anche in Sicilia. Sì, siamo da quattro anni una realtà ormai consolidata nel territorio nazionale, dicevo appunto conosciuti da Roma in giù, appunto perché settimanalmente ci siamo trovati ad andare a Foggia piuttosto che a Napoli, a Bari, a Matera, un po' in giro per lo stivale. Ed è chiaro che l'esperienza che abbiamo acquisito negli anni la andremo totalmente a riversare e a trasferire in quella che sarà la nuova società del Bagheria Città delle Ville. Ecco, metterete in campo quindi anche una squadra di calcio a 5, però avrà le maglie del Bagheria. Esattamente, il Sant'Isidoro ahimè è costretto a cessare la propria attività.
sta sorgendo, è sorta una nuova società, appunto, che si chiamerà come la vecchia SD Bagheria Città delle Ville, che il quale avrà una matricola FIGC nuova, ma manterrà l'anzianità di affiliazione del Sant'Isidoro, che era affiliata dal 2003. Ecco, parliamo del Bagheria. L'anno scorso è stato un anno di record per il Bagheria, miglior attacco, miglior difesa, una promozione ottenuta in scioltezza, grazie anche a Marco Mineo, che è stato uno di quelli che negli anni scorsi è stato più vicino a te proprio nel Sant'Isidoro. Quali sono i progetti per il futuro e per l'anno prossimo? Perché sappiamo Bagheria da tanto tempo manca il calcio che conta, anzi forse non c'è mai stato, quindi c'è fame di calcio. Sì, se pensiamo che Bagheria il massimo che ha ottenuto era una Serie D, quindi una categoria nazionale, il massimo, la Serie D, è chiaro che comunque abbiamo tanto su cui lavorare. Ripeto, i ringraziamenti vanno a questo gruppo di ragazzi che ha fatto delle cose straordinarie riportando il Bagheria quantomeno in una zona più confacente al blasone di Bagheria, del club. Marco ha un grandissimo merito, incarna lo sportivo bagherese per eccellenza, che si è dedicato anima e corpo per creare una squadra, un team vincente, e ci è riuscito. Noi tenteremo di continuare su questa falsa riga consolidando la società per ben figurare nei prossimi anni, quindi quello che abbiamo chiesto a Marco Mineo per il prossimo anno è una tranquilla salvezza, poi tutto il resto verrà e ce lo prenderemo di buon grado. Ecco, per chiudere, siamo bombardati dal calciomercato in tutte le TV nazionali, quindi questa domanda è d'obbligo. Il Bagheria come si sta muovendo? Sta riconfermando sicuramente il blocco dei migliori, tra l'altro erano quasi tutti giovani che stanno crescendo proprio sotto la guida di Marco Mineo, ma come state lavorando? Stiamo lavorando di concerto con Mister Mineo, con il direttore Bruno Ferraresso e il nuovo direttore sportivo che presenteremo fra qualche giorno, apposta per intanto andare a bloccare e confermare il vecchio blocco. Poi andremo a puntellare la squadra, visto l'addio del portiere Milani e di qualche altro innesto ad hoc per la promozione. E cercheremo di mantenere quanto più possibile la bagheresità del nostro gruppo e del nostro essere. Parliamo di infrastrutture. Il Bagheria ha giocato a Santa Flavia nell'ultima stagione calcistica, è una struttura tra l'altro dignitosissima, però si è sentito questo distacco dai tifosi, anche se in parte man mano che le vittorie arrivavano il pubblico è anche cresciuto. Voi diciamo potete incidere poco in questo campo, però cosa si può fare per dotare Bagheria finalmente di nuovo di uno stadio? Hai detto bene, qua per lo stadio è più competenza dell'amministrazione, che è proprietaria del bene stadio comunale. Abbiamo già avviato un'interlocuzione con l'amministrazione comunale, che si è impegnata fattivamente per risolvere il problema stadio, e ci hanno assicurato di essere in dirittura d'arrivo. Santa Flavia rimane una validissima alternativa, e ringrazieremo sempre l'amministrazione comunale di Santa Flavia, che ha messo a disposizione dei nostri colori, della nostra società, la struttura.